Lannovati chiude. Si è svolta questa mattina l'assemblea dei lavoratori dell'Annovati, azienda di Frassasco del gruppo Trombini, che ieri ha annunciato di aver avviato le procedure per mettere in mobilità tutti i 127 dipendenti. Provvedimento legato alla cessata attività. Chiude una fabbrica di pannelli truciolari fondata negli anni 60 dai fratelli Annovati, piegata dalla crisi del settore del mobile, ma che negli ultimi anni era stata al centro di una battaglia legale, che aveva visto battersi un comitato di residenti preoccupati per le emissioni di sostanze inquinanti. La procura era intervenuta mettendo i sigilli alla fabbrica, che successivamente aveva effettuato importanti interventi per rientrare nei parametri previsti dalla legge. Davanti ai cancelli abbiamo raccolto le preoccupazioni dei dipendenti e dei sindacati. Siamo qua oggi con i lavoratori, abbiamo finito l'assemblea, abbiamo deciso di attivare lo sciopero di 8 ore per domani e 4 ore per oggi, chiedendo un incontro immediato all'azienda per cambiare la procedura che sta portando avanti, ossia 127 licenziamenti con mobilità. Visto e considerato che riteniamo che ci siano ancora degli ammortizzatori da adoperare, è giusto e doveroso che si dia la dignità ai lavoratori di poter adoperare di questi ammortizzatori. Questo chiediamo all'azienda e vorremmo ottenerlo. Se non sarà così, dal lunedì mattina saremo in sciopero a oltranza con presidio davanti all'azienda. Si è parlato della nascita di una nuova azienda qua. Cosa c'è di concreto? Di concreto purtroppo oggi non c'è nulla, è evidente che potrebbe nascere una nuova azienda, ma oggi non abbiamo certezza che questa nuova azienda possa assorbire un quantitativo di personale da poter essere dignitoso. Evidentemente la nuova azienda potrebbe comprendere un lavoratore come 100, se ci verrà proposta una linea del genere saremo al tavolo per discuterla, come abbiamo sempre fatto e siamo sempre stati disponibili a discutere con l'azienda. Io lavoro qua dal 99. Da marzo dell'anno scorso ci hanno messo in cassa integrazione, così dall'oggi al domani, monoreddito con un bambino di 3 anni, non so, con un mutuo, non so come andare avanti. Adesso hanno detto che dicono che entriamo in mobilità dal 3 ottobre, non sappiamo nulla, ci tengono in balia da 1 anno e mezzo. Sali in bici al Colle con Claudio Chiappucci. Claudio Chiappucci torna a pedalare sulla salita che da Cesana Torinese raggiunge il Colle del Sestrier, 20 anni dopo la grande impresa che vide il Diablo vincitore della tappa Saint-Gervais a Sestrier del 79esimo Tour de France. Una tappa leggendaria, lunga ben 245 km, con Chiappucci in fuga per 7 ore, che arrivò solitario a Sestrier, facendosi largo tra una folla in delirio per l'incredibile impresa ciclistica. Un'impresa che merita di essere ricordata con una giornata speciale che il Comune di Sestrier ha deciso di festeggiare martedì 17, invitando Chiappucci e tanti amici fans. Il programma prevede il ritrovo e la partenza alle 11 a Cesana Torinese davanti all'ufficio del turismo. Gli appuntamenti di domani. A Cavour in piazza Sforzini prende il via alle 21:15 con la Gabbianella e il Gatto la rassegna di spettacoli itinerante Eccellenze, a cura di Assemblea Teatro, l'ingresso è libero. A Torre Pellice nella piazza del Municipio alle 21:15 Laura Pariani presenta La Valle delle Donne Lupo, nell'ambito della rassegna Una Torre di Libri.